Al Palatriccoli vince lei, ovvero vincono i padroni di casa dell'Aurora Iesi sull'Unieuro Forlì, 82-71 il finale, in una gara che per i biancorossi è stata davvero solo a sprazzi, pochi lampi di luce, in una prestazione obiettivamente modesta, gara sempre condotta per inerzia, per intensità e reattività da parte dei marchigiani, che la fanno propria con pieno merito. Forlì ha 14 punti di Lawson, 13 di Melvin Johnson, ma in realtà i due non giocano certo una partita positiva, così come tutti i biancorossi, che sono in gara fino al 60 pari del 29esimo. Poi il quarto quarto è tutto di marca Aurora. Forlì davvero riesce a realizzare la miseria di 11 punti nel quarto periodo e così lascia i due punti alla formazione di coach Damiano Cagnazzo. In Serie A2, dopo l'anticipo di sabato che ha visto Cagliari andare a sbancare il Palacattani di Faenza battendo Ravenna, in Serie A2 dunque gioisce solo Imola, che vince 86-84 contro la Sigeco Piacenza. Vince e ringrazia Robert Fulz, autore del canestro decisivo praticamente sulla sirena, che dà due punti di platino in chiave salvezza alla formazione di coach di Paolo Antonio. Scendiamo in Serie B, perché in Serie B è la serata del ritorno in grande stile di Raggi Solaris Faenza e Tigers Cesena. Vincono entrambi 81-62 Faenza su Scandiano, 81-68 invece la formazione di coach Giampaolo Di Lorenzo in casa su Crema di Gigi Garelli. Faenza torna a dimostrare la forza del proprio collettivo dopo tre sconfitte consecutive, mentre per quanto concerne l'Amadori Cesena c'è un Michael Sacchettini davvero in grandissimo spolvero, realizza ben 27 punti e guida i suoi al successo, che equivale ovviamente al mantenimento del primo posto. Nell'anticipo del sabato invece nulla da fare per Lugo, che è stata battuta di 20 punti in casa dall'Urania Milano, decisamente più completa e più qualitativa rispetto alla formazione di Gigi, di Gianluigi Galetti.